Robert Mugabe, 93enne presidente dello Zimbabwe dal 1987, detenuto dall'esercito da mercoledì, non cede. Il dittatore continua a definirsi l'unico leader legittimo e avrebbe rifiutato l'offerta di mediazione da parte di Fidelis Mufonori, un sacerdote cattolico che si è proposto di trattare con i generali. È tutto normale, dice questa donna, tutti i negozi sono aperti, la gente è tornata al lavoro già da ieri, la situazione è stabile. Gli affari vanno male, dice quest'altro signore, non ci sono clienti, il problema sono i soldi, non ci sono, stiamo lottando per i soldi. So we're struggling to get money. Con un tasso di disoccupazione attorno al 90%, il paese non si è più ripreso dalla grave crisi economica che ha colpito lo Zimbabwe dalla fine degli anni 90 e dall'isolamento internazionale. Adesso onestamente la questione è come tornare all'ordine e alla legalità che c'era un tempo. Credo sia opportuno in questo momento introdurre un'autorità a livello nazionale che garantisca la transizione, che possa stabilire il percorso verso la democrazia in modo da programmare nuove elezioni. Ancora incertezza su dove si trovi Grace, la moglie del presidente già indicata da lui stesso come successore alla guida del paese. Intanto una delegazione del governo sudafricano ha raggiunto la capitale Harare per favorire il dialogo tra i partiti e l'esercito.